Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Nel mio canale è presente sempre un video relativo sia a Reference 4 sia a Real Phones. Li vedremo tutti in azione in questo nuovo video tutorial. Apriamo quindi una song con un nostro mix e provvediamo ad inserire Reveal Plus all'interno del Listen Bus di Studio One dedicato proprio all'ascolto e al monitoring, soprattutto in cuffia. Andiamo nel nostro Listen Bus ed apriamo Reveal di Audiz. In questa sezione possiamo iniziare caricando il modello della nostra cuffia in oggetto. Io sto utilizzando le LCDX Overhear Headphones e lui carica un sistema di calibrazione preparato da Audiz. La sezione Aural Map, che ci introduce all'interno di alcune stanze virtuali progettate insieme ad altri fonici per poter apprezzare e quindi ricreare l'ambiente di lavoro negli studi campionati da Audiz. Questo è già quello che accade in tantissimi altri plugin, come ad esempio Waves o anche Real Phones. In questo caso la sezione Aural Map viene inglobata all'interno di un altro software che viene chiamato appunto Embody e che prende in esame la conformazione fisica del nostro orecchio. Per fare questo clicchiamo su Activate, inseriamo il login che utilizziamo all'interno del nostro sito con cui abbiamo registrato il prodotto Audiz, in questo caso l'LCDX. Viene inviato un PIN per email, inseriamo questo PIN e abbiamo ora a disposizione un codice QR da scannerizzare con il nostro telefono. In questo caso prendo il mio iPhone e utilizzo un'applicazione che si chiama QR Reader, facilmente scaricabile da App Store, è gratuita. Inquadro il codice a barre e vengo trasportato immediatamente all'interno. Una volta arrivati su questa pagina ci viene chiesto di fare una foto al nostro orecchio destro, come accade appunto nell'illustrazione che segue. Scendiamo in basso e clicchiamo su Take Picture. Attenzione a prendere l'esatta posizione dell'orecchio per poter poi far combaciare le immagini. Io ho fatto un errore per poter poi scegliere di ripetere l'operazione sull'orecchio destro. Una volta che la foto combacia perfettamente con quella dell'esempio, clicchiamo su Yes Proceed. In questo modo verrà creata un'impronta digitale del nostro padiglione auricolare e quindi un sistema personalizzato, un profilo personalizzato basato sul mio orecchio in questo caso. Una volta terminato facciamo Done e verrà automaticamente scaricato il mio orecchio virtuale all'interno del profilo, quindi Get Start, e siamo pronti per poter ascoltare il risultato del nostro campionamento attraverso l'algoritmo di Audiz che ci porterà all'interno di questo studio. Possiamo scegliere ovviamente altri tipi di monitor, in questo caso possiamo passare dai near field ai mid field, le Unitrock MK2 alle PMC AML2. Possiamo inoltre scegliere di cambiare studio, andare ad esempio nello studio di Warren Ewart che molti conoscono su YouTube e selezionare gli speaker di Warren, oppure in un live studio dove scegliere le Genelec e il differente grado di angolazione delle casse. Attraverso lo switch possiamo scegliere di utilizzare il nostro Aural Map appena creato con la fotografia, oppure scegliere di utilizzare lo Special Audio Profile su personale o generico. In questo modo non possiamo più controllare il balance del mix, il balance dell'ascolto tra left e right, e possiamo aggiungere ambiente, quindi ambienza, all'ascolto dei nostri speakers. In realtà, come noteremo, aumentando l'ambiente aumenta la percezione dei bassi in una sorta di risonanza dello studio, a volte non gradevole. Facendo vari test mi sono accorto che le aspettative sono migliori del risultato ottenuto, purtroppo,
Perché esiste sì una correlazione con un ambiente virtuale, ma il suono risulta estremamente inscatolato in questo ambiente ricreato. Per cui l'effetto che effettivamente si ha è sì quello di percepire una migliore definizione del mid rispetto al side, ma l'impronta sonora è simile a quella che si trova anche in altri plugin, come ad esempio nel sistema di Waves, il Waves NX. Per cui sì, esiste una spazializzazione, ma estremamente finta all'ascolto e che penalizza purtroppo la qualità delle cuffie stesse. Se volessimo invece utilizzare soltanto la correzione delle cuffie, possiamo spegnere l'Aural Map ed utilizzare il preset di Audiz dedicato all'LCDX. E ovviamente il mio consiglio è quello di selezionare il Linear Phase in High Quality. Questo ovviamente aumenta tantissimo la latenza del plugin, ma non è importante per quanto riguarda il nostro ascolto. In questa sezione possiamo ovviamente controllare alcuni aspetti, tra cui un peak limiter inserito all'interno con i vari parametri appunto di limiting. Sopra i due controlli ci mostrano il mix del preset da 0 a 100, dove la correzione è più che altro sul bilanciamento dei bassi e quindi sul bilanciamento della zona low end. Purtroppo le Audiz hanno un loro caratteristico avvallamento nella sezione dai 3000 ai 5000 Hz, che va assolutamente corretto per poterle utilizzare nelle fasi di mix e di mastering. Questo è il colore, l'aspetto costruttivo di questo tipo di cuffia, e che per poter essere utilizzata per il nostro scopo necessita assolutamente di una correzione in quella zona. Purtroppo Reveal non corregge questa fascia di frequenze, mentre invece, come vedremo, applicando l'algoritmo di Sonarworks, possiamo notare come la frequenza originale abbia il taglio che stavo descrivendo fino ad un picco di 6 dB verso i 5000 e che appunto necessita di una correzione da parte del Sonarworks, che applica sempre un filtro in fase lineare che corregge quegli avvallamenti di frequenze per rendere la cuffia effettivamente più flat e molto molto più utile allo scopo che ci siamo prefissi. Per cui al momento dell'uscita del video, Sonarworks Reference è lo strumento indispensabile per chi vuole utilizzare le Audiz LCDX in fase di mix e di mastering. Possiamo eventualmente, ancora una volta calibrate, correggere il tilt dei bassi e degli alti aumentando di qualche dB la correzione flat per rendere la cuffia un po' più aperta sulle alte, perché appunto questa correzione scurisce leggermente la parte alta della cuffia. Dopo l'utilizzo e quindi la calibrazione effettuata da Sonarworks Reference 4 sulle Audiz LCDX, ho trovato molto utile utilizzare ovviamente Real Phones per creare, quindi abbiamo già visto l'utilizzo di questo plugin all'interno di uno dei miei tutorial per ricreare l'ambiente del mio studio. Quindi non facciamo riferimento all'immagine che vediamo qui come midfield, nearfield e casse wall, perché non sono quelle raffigurate nella fotografia, ma rappresentano la posizione dei monitor nella fotografia. Per cui accendendo le varie sezioni, in questo caso utilizzo il Sonarworks Reference Recalibrate, che corregge ulteriormente la calibrazione di Sonarworks Reference, migliorandola leggermente e permettendomi di utilizzare le casse che poi seleziono, e ho modo di creare più dettagliatamente l'ambiente che ho nel mio studio. In questo modo posso salvare un ambiente virtualmente simile a quello che utilizzo normalmente con i monitor in studio, e quindi sommando Sonarworks e Real Phones riesco ad avere un'immagine mid molto convincente ed utile. In alternativa possiamo utilizzare CanOpener per creare un crossfeed virtuale simile a quello di Real Phones. Sempre nei preset di Real Phones possiamo eventualmente bypassare Sonarworks e utilizzare il loro sistema di calibrazione LCDX. Come vediamo, è molto molto simile a quello che Sonarworks possiede. Ecco qui la curva che appunto si abbassa sui 3000 e 5000, che viene corretta leggermente dal sistema di calibrazione di Real Phones di D-Sonic. Anche questo non male.
ma ho trovato più convincente quello di Sonarworks accoppiato al sistema di reference recalibrate che utilizzano loro. CanOpener ovviamente è in grado di creare un crossfeed virtuale molto utile sempre in accoppiata con Sonarworks. E non a caso molti sound engineer utilizzano Sonarworks insieme a CanOpener. Questo ci permette di scegliere, come vediamo, la sezione che va dai bassi verso i medi da poter rendere più monofonica e quindi inquadrare meglio il crossfeed della sezione mid rispetto al side. In questo modo possiamo creare una sezione mono compatibile dai 110 Hz circa, 120 Hz circa in giù, ed avere la stessa restrizione graduale rivolgendoci verso i 501 kHz fino ad arrivare alla parte più alta delle frequenze. È lo stesso sistema che utilizza SPL nelle sue interfacce Phonitor. Ovviamente SPL lo fa in maniera completamente analogica, mentre qui appunto è un DSP che crea questa situazione. Personalmente preferisco la correzione hardware di SPL rispetto a quella di CanOpener, ma comunque è e rimane una soluzione DSP ottimale per creare il crossfeed necessario all'inquadratura dell'immagine stereo corretta. Possiamo anche incrementare leggermente il tilt, come accade all'interno di Sonarworks, appunto sugli alti e sui bassi. Questo io lo regolo in base all'ascolto che ho dei monitor nel mio studio, quindi mentre ascolto i monitor calibro il mio ascolto sulle cuffie per arrivare ad una situazione ottimale simile a quella che ho in studio. Per cui le soluzioni che sono attualmente utilizzabili all'interno dei nostri mix con le cuffie e i nostri mastering in cuffia fanno riferimento alle correzioni sia della cuffia sia dell'ambiente che ci circonda, come abbiamo visto attraverso Sonarworks o Realphones. Quindi attraverso Sonarworks, Realphones e CanOpener, oltre alla soluzione Reveal non troppo efficace che Audiz mette a disposizione degli utenti nel momento in cui viene registrato il prodotto. Esistono anche altri software di correzione acustica. Non li ho presi in considerazione perché attualmente queste sono le soluzioni professionali che ho trovato più convincenti e funzionali all'interno di questo genere di lavoro e quindi al campo di applicazione relativo al mix e al mastering con le cuffie. Non ho testato la versione di Slate perché non mettono a disposizione un campione da poter provare ed eventualmente recensire, ma le ho ascoltate in sede separata ed hanno anche loro un sistema tecnologico associato alla cuffia che viene appunto a ricreare un sistema di percezione del sub molto convincente rispetto a questi concorrenti. Al momento suggerisco e consiglio l'utilizzo di Sonarworks per la correzione delle Audiz LCDX in questo caso, Realphones per la creazione di un timbro relativo all'ambiente e alle casse, Good Earth CanOpener per la definizione del crossfeed, attualmente migliore rispetto a quello di Realphones. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!